Buongiorno, bentrovati. Buon venerdì 29 settembre. Oggi la Chiesa ricorda e festeggia i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Con una sola celebrazione liturgica, nel giorno che anticamente era dedicato solo a San Michele, la Chiesa festeggia i tre arcangeli di cui la Bibbia ci tramanda il nome. Michele, chi è come Dio? Questo è il significato del suo nome, il condottiero degli eserciti celesti. Gabriele, l'arcangelo dei grandi annunci, che visitò il profeta Daniele e che portò l'annuncio della nascita del Messia a Maria. Raffaele, di cui si parla nel libro di Tobia, come colui che, medicina di Dio, risanò Tobia accecato e fu guida, risanò Tobi accecato e fu guida del figlio Tobia per le strade della Media. Ci affidiamo all'intercessione dei santi arcangeli e riconosciamo che Gesù Cristo è il centro del mondo angelico. Ecco il Vangelo di oggi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Parola del Signore. Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Gesù è il centro del mondo angelico. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui ed in vista di Lui. Oggi nella festa dei Santi Arcangeli contempliamo in Cristo il Signore dell'universo e riconosciamo che gli arcangeli sono al suo servizio e al nostro servizio. Essi infatti ci difendono e ci amano. Dobbiamo coltivare una grande confidenza con questi servitori di Dio. I grandi santi hanno coltivato una bella, sana, equilibrata confidenza. La liturgia, semplificando un pochino la tradizione e riunificando in una sola festa, la festa dei tre arcangeli maggiori, invita a una semplicità, ma al tempo stesso a una grande confidenza negli arcangeli e negli angeli che ci sono vicini e di cui più volte parla la Scrittura. Noi siamo ormai tutti legati al mondo visibile, al mondo materiale, al mondo misurabile, eppure Dio è molto più grande e le realtà invisibili sono molto più profonde di quello che noi possiamo conoscere. Gli arcangeli ci sono guida e ci aiutano a comprendere i misteri di Dio e a difenderci dagli assalti dei demoni. Che il Signore, sempre con loro aiuto, ci difenda, ci protegga, ci guidi sulla via della santità. San Michele, San Gabriele, San Raffaele, pregate per noi e difendeteci nella battaglia. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.